Lo so, lei vuole sapere. Posso vedere mia madre? Ora no. Sa cosa ci vorrebbe ora? Cosa? Una sigaretta. I miei non sanno che fumo. Lei crede che siamo troppo piccole, vero? Come Anna. Poi era lei a rubarle alla madre. È peggio di quanto pensassi. È solo abbandonato. Lui? Sicuramente se la gioca qua. Andiamo. I genitori vogliono essere ciechi a volte. Spesso. Scusa, posso stare vicino a te? Ho un po' di paura. Non sei l'unica ad averne. Anna e Bea adoravano quel posto. Anna è la migliore amica di Bea? Sì, come fa a saperlo? Comunque ci andavano spesso lì a fare samurai. I I samurai? samurai affrontavano così la paura, o almeno è questo che mi ha detto Bea. Comunque ci andavo spesso anch'io. Siamo andati lì per Anna. Chi Anna? Era lì con voi? No, lei è sparita da più di un anno ormai. Lo sa, Bea era la sua migliore amica. Non ha mai pianto. Io e le altre invece sì. Mi dispiace, ma non capisco. L'abbiamo fatto per ricordarla. Basta, non ce la faccio. Basta. Continua, cammina! Basta, basta. Sei una vigliacca! Avevo paura che mi picchiassero. Dovevano farlo, cazzo! Tu non ti meriti di stare col gruppo! Ti sei fermata all'inizio! All'inizio! Basta! Basta! Vede, respira. Non ve lo permetto! Non pensavo fosse questo. Non doveva andare così. Non faccia l'ipocrita. Lei sapeva esattamente che cosa avremmo fatto in questi giorni. Basta. Ha mai letto Il Signore delle Mosche? Ho visto il film tempo fa. Brava, tipica risposta da adulto. Non può capire. Quello che ha scritto il libro era un adulto. Non avrà capito neanche lui cosa scriveva. Sandro aveva ragione. Siete voi che mi avete chiamato e insieme abbiamo deciso le regole di tutto. Manca a tutti, no? Nell'ultimo anno si era chiuso in sé. Mi aveva anche lasciato. Non capivo che cosa fosse successo dopo la scomparsa di quella ragazzina. Sembrava sempre in punto di dirmi qualcosa, ma poi taceva. Finché non è crollato tutto. No, assolutamente no. Per favore, mi ascolti almeno lei, dobbiamo chiamare la polizia. Abbiamo ancora 2 giorni di tempo per trovarla. E poi magari non gli è successo nulla. E se chiamiamo la polizia finiamo tutti nei guai. Voglio uscire. Fatemi uscire. Aprite! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Uscire! Uscire!
ero fuori dal camion e stavo pisciando. E ho sentito delle urla. Che succede lì dentro? La prego, apra! Non riesco ad aprire! Mi stanno uccidendo! Venivano dalla fabbrica. Sono corso verso la porta, ma era sbarrato. La prego, apra, la prego! Basta di che mi nonna. Mamma, ti prego, chiama la polizia. Ma non ti sta prendendo in giro, ti prego, chiamala. Non mi ha creduto. Chiamo io allora. Resistete! Mamma, chiama la polizia, ti prego. E mamma ha chiamato la polizia. Fa sempre quello che voglio. Amore mio, stai bene? Mm-hmm. Sei sicura, ti hanno fatto qualcosa? Posso sapere cosa è successo? Mamma, ma ti leva! Camilla, dimmi cosa è successo, Camilla! Solo quello riuscivo a dire. Venite. Succede! Dobbiamo andare via. Sì, dobbiamo scappare. Non possiamo, è quasi notte, è troppo rischioso. Ma se restiamo qui, è già scomparsa Valentina più Sandro, cosa possiamo fare? State calmi! L'unica cosa che sappiamo è che Sandro ha avuto un incidente. Sandro non ha avuto un incidente. Ora mi prenderete per pazzo. Quando ho visto Sandro, mi sono girato e ho visto lei che rideva. Lei chi? Anna? Ma è morta. Cosa vuol sapere? Bea! Bea, voglio sapere che cosa sta succedendo. Anche lei ha visto il fantasma? Ma non mi parlare di fantasmi, voglio sapere cosa sta succedendo. Sei troppo tranquilla. Valentina è scomparsa. Sandro è morto. Cosa le sfugge? Lei non sa cosa vuol dire, vero? Batti l'erba per svegliare il serpente. Cosa vuol dire? Anna sarebbe fiera di noi. Impossibile. Sangue finto. Ah, e Valentina è qui. Come facevate a saperlo? Non lo sapevamo. Ce l'ha detto lei. Una trappola, davvero. Mi spiace. Non è come pensate. Non sono stato io, è stato solo uno schiaffo. Dovete andare! Non sono stato io. Sono stati loro. Loro. Io facevo professore per aiutare loro. Perché io non potevo essere così. E Bea, Anna era la mia preferita. Anna era più intelligente di te, Bea, sai. E così le ho perdonato tutto. Le sigarette, i ritardi a scuola, tutto. E quando Anna non ha risposto con la domanda, e sono venuti i brividi. Uccidi il tuo Buddha. Non pensavo l'aveste già fatto. Quando l'ho scoperto, ho accettato le risate dei colleghi, voi che staccavate
Il cellulare è rilevante. Sono tornato a casa. E ho detto a mio figlio, no, stasera non puoi fare tardi. E lui mi ha risposto, stai zitto, professor Starnazza. Sì, ammetto che ne avevo riso pure io con quel suo tic. Era perfetto per fare la gallina, professor Starnazza. Sembrava così innocente tutto. Un banale meme da condividere. Ho chiesto a Danna perché. E lei ha iniziato a ridere. A ridermi in faccia. Le ho dato uno schiaffo. E lei ha battuto la testa su un angolo. E poi è uscita. Sanguinava. Mi sono sentito in colpa. Fino a pochi giorni dopo, quando ho saputo che era scomparsa. Uscite tutti. No, non farlo. Usciamo. Ti ricordi quelle storie sui samurai? Quelle che piacevano tanto a Danna, dove tutti illuminavano. Così mi diceva. C'è un colpo solo qua. Io o te. Non ho capito. Spiegami ancora. Uno dei 36 stratagemmi. Il sesto. È il mio preferito. Me l'aveva consigliato lui. E così hanno creato tutto questo. Per ricordarmi. E beh, il resto lo so. Ma, Anna, perché lui ha accettato? Lei cosa avrebbe fatto? Lo capisco. Vuole sapere. Sapere qual è il senso. Sapere chi è stato. Uccidi il tuo Buddha. Basterebbe così poco per capire. Ma non c'è niente. Né prove, né un corpo, nulla. Sì, è tutto. No, non abbiamo prove, nulla. Ancora una cosa. Da domani non vengo più. No, la prego, non insista. No, non passo da lei per parlarne. Qui sul tavolo troverà dimissioni firmate, pistole e tesserino. Ho bisogno di restare con mio figlio. Non so per quanto. Thank you.
Diana 2, terza. Forza, puoi dirmi quello che vuoi. Mia nonna ha una giacca uguale alla sua. Ce l'abbiamo. Eccessiva la narrazione. Fatemi uscire, mamma non sarà contenta. Chi ha scritto il libro era un adulto. Scusate. Perché ti faccio ridere? Peccato, era molto giusto. Scusate, scusate. Basterebbe così poco per capire. 3-5A prima. Ok, rifacciamola veloce, ragazzi. Bravi. Dai, rifacciamola. Però ottima la reazione. No, madonna. Dai, dai, drizza. So che sembra tipo una cosa banalissima, però in realtà non è così banale. Che c'è rimorsi di coscienza. È scomparsa, non c'è più, venite. Dai, rifacciamola, si carica. Ma voglio... Scusate. Ma voglio... Ma che cazzo è che vieta? State divertendo allora? No, puoi chiamare la polizia! No, non ci stiamo divertendo, puoi chiamarla! Ah, e Valentina è qui. Quando sono andato... Dai, mi sono già imparato. No, vai. Camera gira. Ah, ah, ah.